Spiegherà come sono organizzate internamente le aziende Sant'Elena. Allora, eccomi qui di nuovo. Adesso fare una relazione leggermente diversa dall'intervento di prima, quindi a me sostanzialmente diciamo che piace più che altro sviluppare un discorso, però i tempi, essendo un po' ristretti, quindi cerchiamo di focalizzare soprattutto alcuni concetti diciamo di fondo per capire un attimino come si arriva all'attuale organizzazione e com'è poi l'organizzazione delle ASL e quindi soprattutto flash diciamo. E un discorso iniziale è quello che una delle problematiche che più o meno condizionano tutte quante le situazioni di gestione di uno Stato e quindi anche della sanità è quello che, come sentiamo tutti i giorni, il discorso della scarsità di risorse. Ovviamente investire anche un euro in più in sanità significa sostanzialmente toglierlo da un'altra parte, quindi bisogna fare delle scelte diciamo dal punto di vista politico dove allocare questi soldi e dall'altra parte i cittadini che consumano determinati servizi nello Stato, quindi potremmo considerare anche quelli che sono i beni e servizi sanitari, hanno c'è questo aspetto di fiducia nei confronti dei servizi sanitari stessi. E dall'altra parte c'è la necessità di dare delle cure, appunto come diceva anche Maria Grazia, a prescindere da quelli che possono essere gli aspetti di condizione sia di reddito o di condizione sociale. Questo concetto ci dà la possibilità di pensare che a livello di scelta potremmo fare quella di su un discorso di servizio sanitario pubblico o un misto fra pubblico e privato. Un altro aspetto da considerare che è quello che è l'impatto diciamo quasi personale nei confronti del problema salute è quello che noi abbiamo un requisito diciamo oggettivo che è quello della nostra paura di perdere, di avere un problema di salute che poi lo colleghiamo normalmente al discorso di reddito, quindi di perdita di guadagno, mentre l'altro aspetto è quello che noi come posso dire, cioè abbiamo una certa avversione al rischio, cioè che significa? Come scritto qui, cioè tra un reddito certo e una lotteria che magari a parità di valore attesto che mi può dare di più o di meno, io probabilmente scelgo il reddito certo. Quindi noi che cosa facciamo? Preferiamo sacrificare una parte del nostro reddito per ridurre quella area di incertezza che ci potrebbero essere nei confronti di situazioni future. Quindi noi facciamo la stessa scelta nei confronti della nostra salute. L'intervento pubblico è sostanzialmente necessario all'interno del sistema sanitario, anche se non è quello che risolve tutti quanti i problemi. Sempre il solito discorso della scelta tra pubblico e privato è una scelta che deve essere necessariamente affrontata in questo contesto e tutto questo discorso sostanzialmente dà spunto per verificare come all'interno del mondo praticamente esistono dei sistemi sanitari molto diversi uno dall'altro. Ma in generale l'organizzazione dei servizi sanitari noi può essere disegnata rispetto a tre modelli principali. Quello che è interamente pubblico, quindi tutti i
all'accesso all'università della cura, il finanziamento avviene tramite imposte, oppure un modello interamente privato, tanto per fare un esempio quello che si dice è il discorso del sistema sanitario americano, così brevemente accorciamo in maniera tale che abbiamo un'idea chiara, oppure un modello misto dove c'è una integrazione fra questi due aspetti. Se noi andiamo a vedere quali sono i modelli organizzativi misti rispetto per esempio all'organizzazione ospedaliera, potremmo trovare un primo modello che è questo qua, integrato, cioè praticamente lo Stato che attraverso dei budget che dà fornitori pubblici o privati che siano, i quali offrono delle prestazioni e i cittadini ne usufruiscono di questi servizi pagando allo Stato delle imposte. Un altro è quello a rimborso, dove sostanzialmente il cittadino o paga dei prezzi ai fornitori che sono pubblici o privati per avere le prestazioni, ma in contemporanea si è fatta una assicurazione che ha caratteristiche diciamo più che altro sociali, cioè, per esempio collegata al reddito eccetera, fatte da società non a scopo di lucro, e quindi poi viene rimborsato attraverso queste assicurazioni e i premi che loro hanno, che il cittadino paga. L'altro è un metodo contrattuale dove praticamente sia le assicurazioni e lo Stato contrattano, danno la possibilità ai cittadini di utilizzare le prestazioni tramite la scelta di assicurarsi o meno, e quindi di pagare o imposte o tasse. Il sistema, come ha descritto perfettamente Maria Grazia, è questo qua, quello che noi abbiamo scelto in Italia, e io ho evidenziato tre caratteristiche principali, cioè quella dell'attribuzione del medico di casa, un mercato dei farmaci sostanzialmente controllato, a prezzi controllati, la convenzione per prestazioni specialistiche e per i ricoveri ospedalieri, la libertà di scelta del cittadino tra le strutture convenzionali. Questo è grosso modo diciamo lo schema di quello che è la nostra organizzazione sanitaria, quindi lo Stato, le regioni, le ASL, tariffe o i budget che vengono dati ai presidi ospedalieri, sia che possano essere aziende ospedaliere oppure alle ASL e alle strutture private convenzionali, il cittadino che ha le prestazioni e finanzia tutto quanto attraverso imposte. Le ASL fanno parte appunto del Servizio Sanitario Nazionale, sono aziende con personalità giuridica pubblica e sono centri di protezione di autonomia imprenditoriale. La legge di riforma che l'ha trasformata da USL ad ASL le ha dotate di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile. La gestione e l'organizzazione sanitaria delle ASL avviene attraverso dei principi aziendali e strumenti privatistici che sono come per esempio lo stesso atto aziendale, oppure per esempio i contratti che vengono firmati dai dirigenti di unità operative in generale, che sono contratti a carattere di diritto privato. E poi ovviamente le ASL sono quelle deputate all'assicurazione di LEA, garantiscono la tutela della salute per conto della regione tramite la produzione diretta o l'acquisto dei servizi sanitari da produttori sia che possono essere pubblici che privati. Pubblici intendiamo che se all'interno di un'azienda ci sono, che è territoriale, c'è cioè un'azienda ospedaliera, perché sono due cose diverse, l'azienda ASL pagherà le prestazioni all'altra struttura privata se i cittadini si rivolgeranno ad essa. Infatti, come accennava prima Maria Grazia, il finanziamento è basato sulla quota capitaria, mentre la remunerazione dei soggetti erogatori dei servizi sanitari è pagato sul pagamento a prestazione, mentre i medici generali, i medici di casa famosi e i pediatri di libera scelta sono anch'essi per la maggior parte pagati a quota capitaria.
Poi ho fatto una breve descrizione di quella che cosa significa le autonomie, quindi l'organizzazione, l'autonomia organizzativa, l'individuazione autonoma della struttura organizzativa, sia come sistema interno sia come livello di decentramento. L'autonomia amministrativa significa adottare autonomamente atti amministrativi che implicano potestà pubblica. L'autonomia contabile comprende appunto tutta l'area di quella che è la gestione economica, patrimoniale e finanziaria di un'azienda. L'autonomia patrimoniale è proprio la disposizione del patrimonio sia con atti di acquisizione, di cessione, di amministrazione. Quella gestionale determina gli obiettivi dell'azione, delle azioni, delle politiche sanitarie che le aziende portano avanti, programma le proprie attività, alloca le risorse umane, strumentali e finanziarie, conferisce poteri ed attribuzioni di responsabilità, di controllo e di gestione e verifica dei risultati. L'autonomia tecnica significa determina le procedure e modalità di impiego delle risorse. Gli organi previsti, ufficiali di una ASL sono il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale poi nominerà il direttore amministrativo e il direttore sanitario, che poi a cascata tutto il resto. Il collegio sindacale è sostanzialmente nel quale c'è il oggi si chiama OIV, è il controllo praticamente sui conti economici e sulla raggiungimento degli obiettivi che vengono dati alle singole ASL. Questo è uno schema riassuntivo molto semplice di come potrebbe essere organizzata un'azienda sanitaria, quindi la direzione strategica, direttore generale sanitario amministrativo, dei servizi di staff e di supporto e poi la presenza, cioè la presenza di strutture ospedaliere, le strutture operative con i dipartimenti principali, prevenzione, salute mentale, eccetera, e poi le strutture operative distrettuali, quindi distretti che normalmente corrispondono a ciascun municipio. Io lavoro, come accennava Simone, sono tecnico laboratorio, sto a San Filippo Neri, quindi ex azienda San Filippo Neri. Oggi noi siamo ASL Roma 1, un presidio ospedaliero dell'ASL Roma 1 e questo ho riportato quella che è l'ultimo atto aziendale, cioè l'ultimo nel senso che mano a mano che ci sono stati vari accorpamenti, sono sempre stati rifatti, questo è l'ultimo, quello proprio dell'ASL Roma 1, approvato praticamente fine anno, inizio anno e questo è lo schema concreto di quello che avevamo visto prima, quindi la direzione aziendale, il dipartimento servizi centrali, di staff potremmo definire, per esempio il dipartimento per lo sviluppo organizzativo, l'avvocatura, eccetera, eccetera. Quelli che poi vengono definiti come servizi ai cittadini, che sono sia le aree di ospedaliere, sia i distretti e i dipartimenti, quelli di salute, prevenzione, governo della rete, di interazione, quello interaziendale di medicina legale. Ovviamente ciascuno di questi al loro interno ha uno sviluppo particolare, non lo so, ho portato perché ricordarlo tutto, per esempio il Dipartimento dello Sviluppo Organizzativo, che vedevamo uno dei primi, ha 8 unità operative complesse come pianificazione strategica, organizzazione aziendale, la formazione, le relazioni sindacali, l'accoglienza, la comunicazione, eccetera, eccetera. Cioè ciascuno di queste caselle poi a sua volta è organizzata in varie unità operative complesse, come per esempio mi sono appuntato questo qua, per esempio il distretto, i distretti, la ASL Roma 1 si organizza principalmente in tre unità operativa complessa, l'accoglienza e tutela della promozione umana, l'analisi dei bisogni di programmazione e committenza del distretto, i percorsi per cronicità, disabilità, nonché non autosufficienza. Poi all'interno di questo qui ci sono altre ulteriori unità operative complesse o semplici che organizzano l'intero settore. La cosa da ricordare è che all'interno di ogni distretto la ASL Roma 1 e in generale un po' tutte quante prevedono la presenza di una casa della salute. Questa altra slide è appunto l'assetto generale del
istituzionale nel governo, quindi partiamo dalla regione alla direzione aziendale e qui quello che è interessante è quello che poi è il discorso che noi appunto come tavolo, come accennava, dovremmo cercare di portare avanti è proprio forse questo settore alla vostra sinistra, quindi la conferenza sanitaria locale e le consulte che sono scritte sotto, dove la conferenza sanitaria, tra l'altro poi io dopo, non so se Maria Grazia l'ha vista, ma lei sta in Roma 1, a cui dopo te lo do, te lo regalo ben volentieri, questa è l'ultima riunione che è stata fatta e che sta in atto aziendale, quindi è una legge regionale, l'atto aziendale per essere applicato deve diventare legge regionale, quindi è una cosa che ha sostanza importante, non è un tanto per scrivere o una esatto. E nell'atto aziendale è riportato il verbale dell'ultima riunione della conferenza sanitaria locale che è stata fatta il 7 ottobre 2016 proprio per discutere quella che era la presentazione dell'atto aziendale. E la cosa così che volevo tanto per così segnalare uno degli aspetti, no? Che si dice che vista la situazione straordinaria della mancanza della nomina del delegato del sindaco ai sensi eccetera eccetera, quindi si individua il presidente con un'altra persona, per cui probabilmente Maria Grazia sarà il presidente di questa cosa e questo significa tanto, come poi dopo vedremo. Adesso un'ultima cosa. Io volevo soltanto concludere in questo senso, aprire, se permettete, una finestra sul nostro futuro e anche delle ASL, ovviamente. E quindi io credo che oggi più che mai noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare un discorso di riforma sanitaria e quindi organizzativa. E che cosa significa? Per esempio, ciò dovremmo avere il coraggio di riformare ciò che non è stato mai riformato e che si sarebbe dovuto fare. Vi faccio alcuni esempi. Noi, le regioni hanno fatto la scelta di ridurre le ASL, ma fino adesso non si è mai ripensato a cos'è una ASL. C'è il blocco del turnover e sostanzialmente anche dei salari, ma non si è mai ripensato a quello che può essere il lavoro in sanità. Riduciamo i costi letto, ma non si è mai ripensato a quello che cos'è l'ospedale. Alcune volte ci sono aspetti che vanno anche a limitare sostanzialmente quello che è l'autonomia dei medici, di scelta, di gestione del paziente. Ma in contemporanea non abbiamo mai, quasi mai, ripensato a quello che cos'è il medico. Quindi bisogna provare a correggere anche quelle che sono state le esperienze fino adesso fatte e che abbiamo quasi certezza che non hanno centrato, che non hanno risolto i problemi. Reinventare una sanità pubblica per renderla sostenibile e salvarla da quella che è l'attuale decadenza e quella che è l'attuale cammino verso la privatizzazione. Che poi sarebbe un ritornare indietro alle famose mutue che, come abbiamo visto con la presentazione di Maria Grazia, sostanzialmente erano già state un fallimento, quindi è come se noi decidessimo di rifare praticamente marcia indietro, ma su una cosa che già sappiamo che è fallita. Ma soprattutto in questo senso noi dovremmo chiarirci una volta per tutto che cosa intendiamo per sostenibile, e secondo me significa la sostenibilità del servizio sanitario, della produzione di salute, è un qualcosa che non è in contraddizione e che non impoverisce sicuramente il paese, anzi. E poi deve essere un equilibrio tra una domanda e un'offerta, cioè uno scambio equo tra un'utilità sociale e i costi che questo significa, necessariamente. Quindi se noi immaginiamo la nostra sanità tipo l'autobus che magari prendiamo tutte quante le mattine, cioè fino adesso quello che è stato fatto è sostanzialmente aggiustare, cambiare il vetro rotto,
aggiustare la sedia, ma fino adesso nessuno ha mai deciso o pensato minimamente di riformare il motore, cioè quello che porta avanti, che fa camminare l'autobus. Tutto il resto è importante, ma è il cuore verso il quale dobbiamo impegnarci e lavorare. Un cuore che per esempio potrebbe significare ripensare il concetto della tutela stessa della sanità, un diverso ruolo del cittadino, perché oggi il cittadino, il paziente non è più quello di 100 anni fa, oggi c'è una consapevolezza e una anche conoscenza maggiore rispetto a determinate problematiche anche in ambito sanitario, e quindi bisogna reimpostare il rapporto fiduciario che accennavo prima tra il ruolo e i servizi sanitari e il cittadino stesso, con una sua maggiore partecipazione e alla costruzione dello stesso servizio. E quindi in questo caso probabilmente si potrebbe ripensare allo stesso ruolo del comune, dove magari il sindaco stesso sia il primo cittadino che garantisce la salute, soprattutto quella primaria. Potremmo ripensare lo stesso distretto, si potrebbe ripensare l'ospedale stesso come organizzato, iniziandolo a vedere all'interno di una macrostruttura che è integrata e interconnessa fra di loro, e quindi fra il territorio e l'ospedale, non più l'hub. L'hub dovrebbe diventare la comunità, e quindi si potrebbe cambiare il concetto stesso e l'organizzazione del distretto. Oppure, dicevo prima, blocco del turnover, ma nessuno mai ha ripensato a che cosa significa il lavoro in sanità, e quindi una riforma di un modello di operatore che è indipendente da quello che sono la propria qualifica, ma che invece è parte attiva, non è un portatore di interessi, ma è un azionista della sanità. La gestione, il sistema finanziario, la programmazione, eccetera, eccetera. Quindi questa io credo che sia la nostra speranza, questa è la nostra suggestione, è saltata, ma l'ultima era: questo è il nostro impegno. Grazie. Thank you.